Sono profondamente amareggiato. In questi ultimi 2 giorni si sono verificati degli episodi di violenza nei confronti di operatori sanitari che non sono giustificabili proprio per il valore del lavoro che loro svolgono nell'emergenza. Ci sono stati episodi sia nel 118 sia nel pronto soccorso che hanno in qualche modo messo in pericolo l'incolumità dei nostri operatori e queste cose non sono più accettabili in questo contesto, soprattutto in un contesto sanitario dove si lotta spesso per la vita contro il tempo per intervenire tempestivamente nelle patologie e nelle condizioni di salute appunto che vengono rappresentate ai pazienti. Ora, negli ultimi 2 giorni, anzi è di stamattina la notizia, che in Gazzetta Ufficiale sono state previste delle misure ulteriori che aggravano le pene per chi aggredisce gli operatori sanitari, portando da 2 a 5 anni le pene detentive per gli autori appunto di violenze nei confronti degli operatori sanitari. Inoltre salgono i posti di polizia del 50% attivi H24, quindi per tutta la giornata. Concludo dicendo appunto che laddove la violenza non è concepibile ovunque, a maggior ragione non è concepibile e non è giustificabile la violenza nei posti dove si combatte per la salute delle persone. E quindi questi episodi sono veramente deprecabili e mi auguro che ci sia una sensibilità diffusa nella popolazione al fine di non ripetere più, che non si vengano più ripetuti episodi del genere.